Candidamati ci presenta un chatbot realizzato per i musei a Torino. Buonasera. Buonasera, visto l'ora. Ci siamo? Andiamo qua. Candidamati. Ce l'abbiamo fatta, pensavo di essere più imbranata, invece è riuscita bene. Allora, vi presento, buonasera, sono Candida Maddi, sono una freelance progettista culturale, mi occupo per lo più di collaborare con enti, fondazioni e associazioni culturali per progettare insieme delle attività o dei progetti veri e propri per valorizzare il territorio, la cultura e l'arte in particolar modo. Sono qui oggi per parlarvi di musei e chatbot. Devo darvi qualche numero prima per poter introdurre bene in che contesto è nato il progetto. Il 2016 è stato un anno importante per i musei perché c'è stata una crescita del più 3,11% sugli ingressi. Però a fronte di questa crescita solo il 57% dei musei ha un sito web, solo il 51% utilizza canali social e il 25% una piattaforma newsletter. Michele Arnaboldi, direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale, dice: non basta attrarre visitatori, bisogna trovare il modo per comunicare il proprio patrimonio in un modo nuovo. Per comunicare però è anche importante conoscere la propria audience e quindi sapere a chi ci si sta rivolgendo. Ecco perché è nato Museum Hack. Focus dell'hackathon era individuare il paradigma di CRM e Customer Experience adattabile alle bisogni dei visitatori e dei 4 musei importanti che fanno parte della Fondazione Torino Museo. Abbiamo deciso di raccogliere questa sfida e di partecipare. La sfida era appunto coinvolgere, conoscere e aumentare i visitatori attraverso una piattaforma di CRM replicabile e sostenibile. Noi abbiamo sviluppato il chatbot Oliva, il chatbot su misura del visitatore. Perché su misura? La soluzione è appunto un chatbot interattivo per comunicare in modo diretto e personalizzato, o per arricchire il CRM di informazioni social e per incentivare il passaparola. Banalmente il nostro visitatore va sul museo, si collega alla pagina Facebook del museo, perché è il canale più utilizzato dai visitatori, inizia a chattare con il museo, le informazioni vengono poi inserite all'interno del CRM nel momento in cui si autorizza a parlare, e è possibile poi, grazie a una serie di quiz, di gaming e di attività, poter condividere i risultati che si sono ottenuti attraverso dei quiz. Questo è un esempio. Noi avevamo fatto un quiz su Boetti, era abbastanza semplice, è sempre una risposta aperta, quindi sia che sia una risposta corretta o una risposta sbagliata, si ottiene sempre un feedback dal chatbot, è sempre un feedback di learning, quindi comunque si impara sempre qualcosa. Se si ha la risposta corretta si accumula dei punti, se si ha la risposta sbagliata si ha la possibilità di avere una spiegazione ovviamente dell'errore e quindi poter poi continuare con il dialogo. I musei e i chatbot, perché cosa possono fare i musei con il chatbot? Possono dare informazioni, tipo dove si trovano, orari di apertura, orari di biglietteria, possono dare informazioni sulla mostra, quindi posso inserire sia le mostre in corso che le mostre future, e posso dare anche informazioni sugli artisti. Molti musei adesso utilizzano gli open data anche per le opere che hanno esposte o che hanno in corso come mostre, quindi è possibile attraverso una ricerca, mettendo il nome dell'artista, tirar fuori tutti i quadri che sono stati esposti all'interno di quel museo e avere delle informazioni, quindi creare engagement con quiz e giochi, quindi io posso coinvolgere la mia audience in modo più divertente perché è quello che vogliono le persone all'interno di un museo, e posso anche vendere i biglietti, posso inserire un link che mi rimanda al servizio di ticketing del museo stesso. Questo, le informazioni acquisite vengono inserite all'interno di un CRM, questo è una prova del nostro CRM perché al momento l'abbiamo sviluppato in forma di demo, in forma abbastanza più basica. Come portiamo i visitatori sul nostro chatbot? Non è facile. Abbiamo deciso al momento di prevedere la pubblicità all'interno del museo e anche vicino ai quadri, che noi vogliamo far approfondire maggiormente la nostra audience. Pubblicità sulle pagine social dei musei, che sono solitamente molto frequentate,
E poi anche grazie a sconti e promozioni, infatti acquistando punteggi con parte di gaming è possibile poi avere degli sconti sul booking, sul ticketing piuttosto che sui gadget. Cosa ci differenzia da un audioguida al chatbot? Perché il visitatore dovrebbe preferire noi piuttosto che un audioguida? Abbastanza semplice, uno perché l'audioguida la utilizzi solo ed esclusivamente all'interno della visita, il nostro chatbot lo puoi utilizzare prima, durante e anche dopo la visita. Non è indispensabile essere all'interno del museo, puoi vedere i contenuti della mostra, ci sono le informazioni del museo, è più interattivo perché l'audioguida ti permette di digitare dei nomi e di ascoltare il contenuto proposto, c'è una profilazione dell'utente perché puoi sapere ovviamente che cosa ti dice, molte piattaforme perché ovviamente sono, puoi utilizzarlo sia dal web, dal computer di casa che dal cellulare. I vantaggi per il visitatore sono una comunicazione più personalizzata perché il visitatore viene riconosciuto grazie al login, quindi il chatbot ti dice subito ciao Candida piuttosto che ciao Mario, quindi ti riconosce. Ci sono degli sconti sui servizi aggiuntivi ed eventi, gli eventi esclusivi, perché più interazione hai, più il museo ti invita anche a partecipare a degli eventi, un accesso rapido alle informazioni, idee per la didattica, puoi suggerire, perché è possibile prevedere anche una scrittura aperta dove si raccolgono consigli e suggerimenti. I vantaggi per il museo, ovviamente la profilazione, il coinvolgimento di influencer, quindi avere un ambasciatore che condivide i contenuti e crea engagement ulteriore, il passaparola, nuovi lead perché puoi acquisire anche persone che non sono venute al tuo museo ma che vorrebbero venire e vogliono capire che cosa possono vedere, nuove partnership perché ovviamente avendo più contatti, anche più persone, anche più facile creare relazioni, una copertura stampa gratuita perché se un evento è piaciuto spesso le persone guardano sui canali social per vedere se quella mostra è veramente bella come è scritto nel comunicato stampa, quindi grazie alle condivisioni e poi la fidelizzazione perché se mi è piaciuta una mostra torno e soprattutto perché poi posso ricontattare quella persona per supporre altre cose. La sostenibilità ovviamente la sappiamo, è replicabile per tutti gli ambiti culturali, quindi vale per un museo come per una biblioteca, l'importante è il contenuto, l'accessibilità e il ritorno dell'investimento in tempi brevi perché riesce a recuperare della cifra spesa il museo. Il team che ha lavorato al chatbot è composto da Annalisa, Alessio, me, Ivan, Nathalie, Lorenzo e Roberta. Questo è il video, vediamo se... Guardate, va bene, provo va bene. Ad ingrandire così. Okay. E questa è la demo che abbiamo realizzato durante l'hackathon. Qui chiede se sei già al museo a casa, se sei già al museo ti danno dei contenuti diversi. Ti chiede se sei uno studente perché è necessario profilare le classi piuttosto che il visitatore semplice. Qui c'è il campo libero dove tu puoi scrivere la classe di riferimento di istituto, in modo che così il museo può tenere traccia di questa informazione. E qui c'è il quiz. Dalla risposta corretta. Qui è sempre un'altra modalità, sempre con risposta aperta, nel senso che scrivi tu, e questo serve anche per sapere quali sono gli interessi dei visitatori, perché magari quella mostra può anche non essere piaciuta, potrebbero avere interesse per qualcos'altro. Ok. Ma questo è partita del next. Mi dispiace, quello non era, non ho i diritti per quello, mi dispiace, non posso farvelo vedere. E questa è la presentazione, spero che vi sia piaciuto, se avete domande. Grazie. Ecco, allora, voi utilizzate il CRM come repository dei dati, quindi, ok, l'accesso
Quindi l'utente, l'accesso al dato come avviene? Ovvero l'utente deve scaricare un'applicazione? No, no, si collega alla pagina Facebook del museo in questione, inizia la navigazione, dice start, in quel momento questo dato viene registrato automaticamente nel CRM. Perfetto. Quindi io da lì posso sapere il suo account, l'indirizzo email. Ok, dal 25 di maggio dell'anno prossimo entrerà in vigore la nuova normativa privacy, che è un disagio, cioè ucciderà le aziende. È un disagio più che un disastro. Okay. Già è un disastro. Come si adegua questa piattaforma per la profilazione, clusterizzazione e poi eventualmente pushing, no? Perché immagino. Oh. E questo sarà un problema che girerà per lo sviluppatore e sarà una rogna giù da sua. Io mi limiterò a dire che volevo questo e deve essere questo. Posso azzardare una risposta visto uno dei vari chatbot che ho ottenuto, Mita, perché ho ottenuto qua, e si faranno le stesse domande tramite chatbot. Ok. Quindi chiederemo il consenso tramite chatbot. Okay, però bisogna stare attenti alle risposte che ti danno. Risposta. È vero. Quindi va presentato in un certo modo, vanno messe in certe posizioni. Ci sono le registrazioni dove? Sul canale YouTube? Sì, perché era l'argomento del suo intervento allo scorso mitato. Un mese fa, giusto? Sì, LegalBot. Esatto. Sì, non ho messo il link. Ok. Sì. Hanno già un consenso sulla privacy. Certo. Quindi, per quello che fa Facebook. Per quello che fa Facebook. Per quello che raccolgono loro, dovranno a loro volta chiedere. Allora, quelli che ti arrivano hai già un consenso da Facebook. Quelli che raccogli tu comunque devi chiedere un consenso prima, anche perché sai, con Facebook devi chiedere anche il consenso per ricontattarli dopo. Assolutamente. Quindi ci sono già un doppio, una doppia richiesta, assolutamente, di consensi. Quindi, poi in realtà tu profili un utente, ma non è che sei sicurissimo di chi sia questo utente, perché tu hai un ID, quindi non è che riesci a individuare esattamente chi è questa persona. È un po' ambigua la cosa del trattamento dei dati, anche noi abbiamo parlato con due legali, però non è ancora chiarissimo. È vero? Ok. Mi permetto di dire che è chiarissimo, non sanno di cosa parlano loro. Diciamo perché, infatti, la normativa è già in vigore, cioè, però sì. E diventerà attuativa da marzo. Si risolve o no? Si risolve, bisogna, perché non conoscono il chat, quindi non sanno come rispondere. È tutto lì. Vedremo, bello. È chiarissimo. Allora, al momento è ancora in versione demo, quindi è un ambiente molto chiuso, non è ancora aperto. Avete già provato un museo? No, stiamo sviluppando questa forma. Al momento è nella cerchia di amici, lo stanno cominciando ad utilizzare per il museo, aspettavamo di avere qualche feedback per capire eventuali criticità. Senti, la cosa bella, dicevi, come facevate portarli su chatbot, è uno degli elementi difficili, molto parlato di contesto. Mi hai accennato al fatto che anche all'interno del museo proponete il chatbot? Sì, perché il museo deve essere ovviamente d'accordo, certo. E deve ovviamente supportarci su questo tipo di strumento, perché serve soprattutto anche a loro. Quindi all'inizio metteremo ovviamente all'entrata la biglietteria, comunicazione, una cosa un po' più divertente dell'utilizzo del chatbot, e in più poi anche vicino ai quadri metteremo, magari noi avevamo pensato, un cartellino molto semplice, approfondisci con il chatbot, con la faccia del nostro chatbot, e allora a quel punto loro, anche solo per curiosità, perché solitamente le persone solo per curiosità vanno a vedere, a quel punto avranno delle informazioni aggiuntive rispetto al cartellino. Ma è bella l'idea della faccia del chatbot, è bella, eh? Il modello di business, questa è una bella domanda, non abbiamo ancora approfondito in modo sostanziale la cosa. L'idea è quella al momento di venderlo molto basico, nel senso, se vogliono solo ed esclusivamente informazioni, se invece vogliono una parte di gaming sarà personalizzata lì in base a che cosa vogliono inserire dentro. Cioè, esattamente. Come? È solo verso l'utente.
Quindi sarà solo il museo. È solo verso il museo? Sì, cioè, sì, sì, è solo verso il museo. No, no, è solo verso il museo, pagherà solo il museo e in base a quello che vuole dare al suo utente. Ci sono dei chatbot adesso che vengono utilizzati dai musei e danno solo ed esclusivamente informazioni sulla storia del museo stesso, piuttosto che gli orari di apertura, gli orari di chiusura. C'è chi invece ha scelto di dare anche una parte di gaming e una parte anche di learning, quindi sono proprio strade diverse, dipende che cosa vuole il museo e come vuole anche abituare i propri visitatori. Prego. Se non sono indiscreto, se puoi, ho l'opportunità di avere contatti con strutture che lavorano col pubblico, con tutto il, la dimensione media, diciamo, di un bill nell'ambito museale, e l'altra cosa, che tipologia di organizzazioni sono più interessate, nel senso di aperto, cioè, per dire, allora, sul fatturato non saprei dirti. Solitamente ad oggi quelle che utilizzano, le realtà che utilizzano chatbot, sono abbastanza grandi, cioè nel senso, parliamo di Fondazione Torino Musei, perché ha quattro musei, piuttosto che la Reggia di Caserta, che è diventato adesso un colosso, piuttosto che la Reggia di Venaria o il MART. Quindi stiamo comunque parlando di realtà ben strutturate, con dei bilanci assolutamente solidi, ufficio marketing, ufficio comunicazione, quindi non il museo dei bottoni, per dire, in questo momento non so se vorrebbe un chatbot o se ha un'utenza pronta per questo tipo di strumento, ecco. Altre domande? Perché si chiama Unito? Allora, stavo andando verso Torino e questo chatbot non aveva ancora un nome. Io avevo prenotato online un libro che non riuscivo a trovare assolutamente in nessun modo. Alla fine mi arriva la comunicazione che è arrivato questo libro, era un libro di Bonito Liva. E quindi da lì si è detto, proviamo così, magari ci porta fortuna, e così è. Era brutto mettere la sua faccia, quindi abbiamo scelto. Forse poteva anche chiedere dei diritti, poteva chiederci dei diritti. Quindi ecco, è nato da lì. Anche perché stavamo andando velocissimo alle 5 del mattino verso Torino. Quindi un po' la disperazione, un po' le ore di macchina. Eh sì, dai, è sempre difficile. Però ci sta, ci sta. Grazie.